Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati e forza Juventus. Beh, direi che anche oggi sarà una bella giornata di calcio in generale per l'amanti di questo sport che si andrà a concludere con un derby che sinceramente voglio guardarmi questa sera per capire se sarà una sorta di scudetto alzato in faccia, un derby di Milano che potrebbe concludersi con una vittoria dell'Inter non solo relativa ai 3 punti, ma all'intera stagione. Diciamo che per tutto l'anno siamo stati qui a ragionare su quando, dove, perché, se l'Inter riuscirà a vincere lo scudetto, potremmo essere arrivati alla resa dei conti definitiva con noi che abbiamo mollato decisamente troppo presto. E il grande rimpianto non è relativo allo scudetto, perché non è relativo allo scudetto, è relativo all'attaccamento che c'è da parte dei tesserati Juve all'interno di questa gara qui. E vi dico anche che ho sbagliato una cosa, ed è stata un'analisi decisamente sbagliata la mia, perché quando c'era la Coppa Italia vi dissi: non pensiate che fatto che sia una competizione differente riuscirà a cambiare la Juve. Vi ricordate l'anno scorso con l'Europa League, quando c'era quel marasma generale in cui in Serie A i punti sì, i punti no, aggiungo, tolgo. L'Europa League poi è andata esattamente così, è andata male. Invece la Juve mi ha dimostrato che senza pur cambiare la tipologia di partita, perché anche Juventus-Lazio è stata una partita nella quale la Juve un tempo lo regala e nell'altro scende in campo con maggior convinzione. Anche io credo che la parola chiave sia convinzione, motivazione per tutta la stagione, perché lasciando da parte quel mini accenno al pressing provato all'inizio della stagione, poi rispolverato veramente neanche per qualche partita, per qualche tratto di gara all'interno di altre partite del ritorno, la Juventus è sempre stata la solita minestra dal punto di vista dell'organizzazione. Non c'è stato nessun tipo di cambiamento da parte di Allegri. Allegri non ha messo mano per modificare, per cambiare, per migliorare questa Juve, né dal punto di vista tattico né dal punto di vista dell'organizzazione. Allegri è andato avanti esattamente come era andato avanti l'anno scorso. Da quando si parte 3-5-2, 3-5-2 è senza nessun tipo di modifica dal punto di vista tattico, ripeto, lasciando da parte quelle brevi parentesi inerenti al voler aggredire gli avversari in avanti. La grande differenza è la motivazione che aveva spinto questi ragazzi all'interno di un campionato sognando di poter competere lo scudetto all'Inter. Una volta crollato quel castello lì, e ce l'hanno detto i giocatori stessi, e a più riprese e più giocatori è mancato tutto il resto. Ed è per questo che dico che è troppo brutta per essere vera questa roba qua. È troppo brutta, perché le motivazioni fanno tanto sì, ma non esiste. Significa che tradotto in questo momento non hai voglia di andare in campo. Una roba che non esiste, che francamente io da tifoso non posso accettare. Non posso accettare sentirmi dire che c'è mancata la motivazione di indossare la maglia della Juventus, di concludere al meglio una stagione. E allora questa conferenza stampa di Allegri mi fa dire: sì, mi sono sbagliato io. Mi sono sbagliato io. Perché anche Allegri oggi l'ho avvertito con motivazione, con voglia di andare a prendersi sta finale qui. Sembra quasi che il resto sia per tutti una sorta di contorno, di obbligo, no? Certo, per loro un lavoro è come quando noi, appunto, oggi è lunedì e lunedì mattina ci svegliamo con una voglia incredibile di andare a timbrare il cartellino, e farsi 8, 9, 10 ore di lavoro, quelle che sono. Però io credo anche poi che si debba rapportare le tipologie di lavoro. Ci sono lavori e lavori. Quando lavori per la Juventus e fai forse lo sport che hai sempre sognato, il lavoro che hai sempre sognato inerente allo sport, e indossi una maglia così prestigiosa e guadagni uno stipendio così importante, la motivazione ci debba essere sempre. Discorso molto populista e me ne rendo conto. Però a un certo punto, dopo 12 punti in 12 partite, dopo una media che andava a ricalcare le medie delle Juventus che faceva le finali di Champions del girone d'andata, non posso non fare un discorso populista, perché al discorso tattico non mi posso aggrappare. È sempre stata la solita minestra scondita. E quindi io oggi ho avvertito la motivazione di Allegri.
la voglia di Allegri, che non significa che la Juventus domani andrà in finale di Coppa Italia, significa però che molto probabilmente dentro la Continassa, dentro il gruppo squadra, questa partita è più sentita rispetto alle altre, perché le altre per inerzia poi alla Champions in qualche modo ci arriveremo, a maggior ragione dato che ne passano 5. Ed è una mentalità che sinceramente non apprezzo, è una mentalità che non mi piace. Proprio io che mi sono tatuato fino alla fine su un braccio, che è il logo della Juventus, che è una sorta di insegnamento che mi ha dato la Juventus come stile di vita nel fino alla fine, non posso apprezzare questa lettura. Quindi mi sono sbagliato io, ma speravo di non sbagliarmi, perché temo di aver avuto la conferma anche nella partita d'andata che effettivamente più voglia c'era, perché era la Coppa Italia. E questa roba veramente non mi piace per niente. Ad ogni modo, iniziamo la conferenza stampa. Scusate se vi ho rubato questi 6 minuti introduttivi, ma era un ragionamento che volevo portare alla vostra attenzione, dato che non mi è piaciuta questa analisi, e sono curioso di sapere se anche voi siete d'accordo oppure trovate qualche inghippo all'interno del ragionamento. Iniziamo subito. Che Lazio sarà 20 giorni dopo? E Allegri dice: troveremo una Lazio aggressiva per recuperare 2 gol. Sta cambiando rispetto a quella di Sarri, sono molto aggressivi. Sarà una partita molto difficile dentro fuori, quindi bisognerà fare una grande partita. Chiesa titolare oppure Yıldız o Milik ad affiancare Vlahovic? Federico comunque dentro la partita è sempre stato nelle azioni più importanti, anche a Cagliari ha fatto un assist a Vlahovic, è un giocatore importante come lo sono tutti per noi. Oggi valuterò l'allenamento, domani saranno più che mai importanti i cambi e quelli che vengono in panchina ci sarà da battagliare e sarà molto lunga, quindi non abbiamo assolutamente informazioni dal punto di vista del ballottaggio in attacco. Visto il momento e la stagione, questa coppa ha un peso diverso, vale qualcosa di più? E Allegri tira fuori ancora la solita tiritera, che io veramente ne ho le palle strapiene. Siamo partiti quest'anno con 2 obiettivi, entrare nelle prime 4, momentaneamente siamo terzi, è ancora lunga visto che ci sono gli scontri diretti, dietro stanno facendo punti e di centrare l'obiettivo Coppa Italia. Momentaneamente domani capiremo se siamo stati bravi ad andare in finale o meno, poi avremo il campionato dove abbiamo ancora bisogno di punti per centrare l'obiettivo. Io considero fondamentale parlare di discutere degli obiettivi, è un'analisi che va assolutamente fatta. Però io credo anche che sia un'analisi che vada fatta una volta, due volte, guarda, tre, se proprio durante un anno, non ogni singola partita. Perché sennò è una rottura di palle senza precedenti. E questa è stata questa stagione, una rottura di palle senza precedenti, perché si è parlato solo del fatto che ci sono degli obiettivi da raggiungere. Che due palle, perdonate, dopo un po' uno si rompe giustamente anche le palle. Questa coppa può essere determinante per il futuro di molti, di questa squadra e a più livelli? Io dico che quando si gioca per ottenere il massimo dei risultati. È una frase che si commenta da sola in teoria, però a me sembra che quest'anno non si sia giocato per niente per ottenere il massimo, si sia giocato soltanto per raggiungere gli obiettivi. Minimi, aggiungo io, minimi. Lo aggiungo perché voglio aggiungere gli obiettivi minimi. E se fai risultati sei bravo, se non fai risultati non sei bravo, questa è la legge del calcio e della vita. Io però mi ricordo Allegri che parlava, e secondo me anche giustamente, dopo aver vinto 5 scudetti in 5 anni, 2 finali di Champions, eccetera, eccetera, dicendo che quando uno vince bravo, eccetera, bla bla bla, però adesso non si parla più di vittorie, si parla di raggiungere i risultati. Ah, adesso è cambiata. Però così vinciamo sempre. Così vinciamo sempre. Non perdiamo mai. Vinciamo sempre. In questo momento qui non bisogna pensare al futuro, ma essere concentrati su quello che stiamo giocando e abbiamo lavorato per mesi. Serve arrivare alla fine della stagione dove si decidono i campionati, le coppe e i posti in Champions. Anche questa, avete mai sentito Allegri parlare nel momento in cui si decidono i posti in Champions? Come ad Allegri non è mai fregato niente il posto in Champions, perché? Perché parlava di vittorie, e quelli bravi sono quelli che vincono, eccetera. Invece oggi quelli bravi sono anche quelli che raggiungono i posti nelle coppe. Così si vince sempre, non si perde mai. Mi dispiace. Questo è il momento più importante e difficile, perché non abbiamo raggiunto né un posto in Champions né la finale di Coppa Italia. Quella frase di Cagliari, non abbiamo capito la partita, è diventata famosa. Cosa dovranno capire domani i giocatori? Domani è completamente diversa da Cagliari, la mettiamo da parte, abbiamo visto cosa abbiamo sbagliato. Domani è Coppa Italia, da dentro a fuori, troveremo una squadra che sarà aggressiva, dovremo essere molto bravi, lucidi e soprattutto giocare una partita con grande personalità, soprattutto quando si ha la palla. La stessa roba che ha detto all'inizio, lucidità, aggressività, dentro fuori, un'altra competizione. Stessa risposta alla prima domanda, uguale. Visto il periodo difficile, oltre i 2 gol di vantaggio, quali sono gli elementi di fiducia domani? La certezza sicuramente che la squadra sarà motivata.
È quello che vi dicevo all'inizio. E purtroppo sarà così davvero. Non purtroppo perché domani la Juve scenderà in campo motivata, ma purtroppo perché avremo la conferma di questo fatto qui. Che ci crederanno di più perché è un'altra competizione. Competizione di Serie A e di Serie B. Ragazzi, ogni partita la Juventus deve essere una lotta. Deve essere veramente il senso della vita. Per tutti, a tutti i livelli. Partire dall'allenatore, perché ovviamente prende la parte sportiva, partire dall'allenatore, il suo staff e i giocatori. Con quelli che non giocano mai, che si incazzano perché dicono cazzo io non gioco mai e guarda chi gioca. È una squadra, è fatta così. A più livelli, fatta così una squadra dal punto di vista sportivo. E a noi ci sta mancando terribilmente questa roba qui. Cioè, ho proprio necessità che la Juventus torni a essere una squadra di calcio, di pallone, in cui si respira e si ragiona sulla volontà di fare una partita, non di raggiungere un obiettivo, che sono due cose completamente differenti. Abbiamo un obiettivo da prendere e dovremo fare un grande sforzo per raggiungere l'obiettivo. Non bisogna pensare e credere che sarà facile, ma anche dentro la partita, che sarà lunghissima, ci sarà da battagliare, da vincere i contrasti, da giocare bene tecnicamente, da lavorare di squadra e giocare di squadra per tutti i 95-100 minuti, quelli che saranno, chi scende in campo e chi verrà in panchina. Ha un po' di paura di chiudere il terzo anno a zero titoli? Non bisogna avere paura, il calcio dà sempre un'opportunità, va vissuta con grande entusiasmo, determinazione, voglia e desiderio di giocare la finale. Abbiamo la possibilità domani alle 21 di giocare contro la Lazio, sapendo la squadra che affronteremo, e noi abbiamo il desiderio di arrivare in finale e fare il massimo. Poi se gli altri saranno bravi, li applaudiremo, se saremo bravi noi, andremo in finale noi. Lei, Mancini ed Eriksson siete gli unici a 4 coppe, quindi questa finale nel caso sarà più importante. Ma questa coppa può essere importante in una stagione così andata non molto bene? Stessa domanda che gli hanno fatto prima, ma risposta diversa. Perché Allegri dice, guardi, non è questione della Coppa Italia. È normale che quando sarà Juventus devi giocare per vincere, ottenere risultati al massimo, con un'ambizione talmente alta da andare oltre i valori che ci sono. Allora lo sa. È solo più comodo leggerla nella maniera che gli pare a lui. E qua cito Del Piero. Qua cito Del Piero, non uno slogan, una frase famosa di Del Piero. Quello che ha detto ieri su Allegri... la puoi guardare in un modo o la puoi guardare nell'altro, è inutile, la puoi guardare in tutti e due modi. A me non hanno chiesto niente, ma la puoi guardare in tutti e due modi. E per forza, se guardiamo il minimo, l'obiettivo mi ma sì, dai, alla fine. Ma quando sei la Juventus, devi avere la volontà di ottenere risultati, di vincere con l'ambizione, di andare oltre. Ma non lo facciamo, lo sa, eh? Lo sa benissimo, ma non lo facciamo. Perché? Perché dobbiamo far vedere che siamo belli, bravi, buoni, fenomenali, bravissimi. Cioè ci dobbiamo fare l'applauso, dobbiamo mantenere quest'aura. Più importante è questo che la Juventus. Domani abbiamo un'opportunità, una possibilità di arrivare in finale grazie a un percorso di crescita della squadra con la società che ha dato direttive ben precise. E soprattutto il fatto che l'anno prossimo la Juve possa avere la possibilità di giocare la Champions, il mondiale del club è ormai acquisito ed eventualmente anche la Supercoppa. Insomma, il mondiale per club abbiamo acquisito perché siamo bravi, lo abbiamo acquisito perché non sono stati bravi gli altri, perché noi quest'anno non avevamo la possibilità di guadagnarcelo da bravi. Se arriviamo quinti e andiamo in Champions, non siamo bravi. Ci hanno dato un'opportunità, un jolly, ma non siamo bravi. Queste sono le cose che dobbiamo ricordarci, tenerci ben ancorati lì, perché sennò ce la raccontiamo qua, ci raccontiamo che va tutto bene, tutto meraviglioso, siamo fortissimi, quanto cavolo siamo stati bravi, nel mentre che tutto intorno a noi brucia. Ma noi siamo stati bravi, perché gli obiettivi, la società, indicazioni ben precise, bravissimi, anzi, io direi meravigliosi, eroici, stoici. Quando giochi nelle grandi squadre, giochi per arrivare a vincere i trofei. Vedete come cambia? Oh, come cambia! Tutto in una volta, tutto l'anno raccontarci che, ma sì, sogni, desideri, ma quando giochi nelle grandi squadre giochi per vincere trofei. Perché? Perché domani puoi andare in finale di una coppa.
meraviglioso, cioè meraviglioso tutto l'anno in campionato, tutto un altro discorso. Oggi invece ci raccontiamo che alla Juve bisogna vincere, mamma mia, se bisogna vincere. Oggi però, prima, ma sì, cioè, una società mi chiede che, ma sì, ma questa deve essere l'ambizione generale di tutti, questo genera la pressione, con la pressione devi convincere, devi convivere, cioè il bello di stare nelle squadre di alto livello, ma solo perché oggi abbiamo la possibilità di portarci a casa un trofeo, di andare in finale da cui può arrivare un trofeo. Meraviglioso, cioè, Allegri non perde mai, Allegri vince, vince sempre, è, cioè, è impossibile, vince sempre, è geniale, perché è geniale, e questo gli va riconosciuto, è bravissimo, è bravissimo, lui riesce sempre a vincere, cosa ti devo dire, bravo, bravo. Nelle ultime settimane Yıldız gioca con meno con più leggerezza. È un percorso di crescita di tutti i giocatori. Lui ha qualità straordinarie, però faccio un esempio. Non credo che il Bremer di quest'anno sia uguale al Bremer dell'anno scorso. Anche qui, prendiamo l'esempio di Bremer, va bene? Perché non prendiamo magari l'esempio di Rabiot, che l'anno scorso ha fatto, quest'anno boh. O di Kostic, che quest'anno non sembra neanche un calciatore. O di Danilo, che sembra magicamente involuto. Prendiamo quello di Bremer, che quest'anno è, sai, rispetto a... Perché alla Juve la maglia pesa molto di più, che per me è pure vero, però cerchiamo di non farne delle frasi fatte trite ritrite, cerchiamo di andare dentro ai problemi, a scavare. È ovvio che la Juventus genera pressioni, ci mancherebbe altro, anche se questa Juve non so quante pressioni genera, perché tanto arrivi anche quinto quest'anno, ti fa l'applauso, quindi che pressioni ci possono essere? Boh. Soprattutto nei momenti dove le partite diventano pesanti. Credo di averlo già detto in qualche conferenza un po' di tempo fa. Adesso ci preoccupiamo anche il fatto di dire cose che abbiamo forse già detto prima, ma a me sembra che è un anno che ci raccontiamo le solite tre cazzate in croce, però va bene, prendiamoci anche il lusso di pensare, forse l'abbiamo già detto. Un anno e mezzo, e poi la frase è meravigliosa perché dice, credo che dopo un anno e mezzo questo sia il periodo dove ci sono le partite pesanti che ti fanno crescere e che devi giocare nella Juventus. Limite mio, indubbiamente non ho capito. Cioè non ho veramente capito. Perché ci sono obiettivi, pressioni diverse e a questo bisogna abituarsi a lavorare attraverso queste partite e questi sono i periodi dove i giocatori crescono. Sicuramente nella testa di Allegri, probabilmente anche nell'esposizione, io non l'ho capita, sono sincero, aspetto la vostra, qui è un limite mio, indubbiamente. Poi c'è una domanda molto bella, che nessuno mi aveva mai fatto ma che è interessante, mi pare sia stato Timothy Ormezzano. E dice, per una società, gli addetti ai lavori, la critica, ex giocatori, dicono in tanti questa cosa qui. Per una società che vuole costruire, rifondare, serve più che un gestore come Allegri, serve un maestro di campo e quindi si vuole cambiare. Questo discorso lo condivide? E Allegri qui non riesce la poker face, forse perché c'è anche un po' rimasto male, lo vedo anche dalla faccia che c'è rimasto male, forse non si aspettava una domanda simile. E Allegri dice, non penso assolutamente niente, credo di fare un lavoro che mi piace. Poi la società giustamente ha il diritto di valutare il valore di quello che può essere il surplus di un allenatore in un contesto o in un altro. Quindi Allegri lo sa. E torniamo al video di ieri, intitolato Credo che Allegri abbia capito che non ha più senso continuare, che è una frase di Gianluca Di Marzio, non l'ultimo arrivato, assolutamente, che racconta appunto come probabilmente anche Allegri ha capito che. E oggi Allegri da una risposta, probabilmente l'unica vera risposta in essere di questa conferenza stampa è questa, perché non se l'aspettava, tant'è che poi sembra quasi essersi accorto di essersi sbottonato troppo e infatti aggiunge su questo, quindi non ci sono dubbi in questo momento qui, la cosa più importante per noi è centrare gli obiettivi, siamo abbiamo lavorato tanto per questo, in questo momento domani è una partita bella da giocare, importante da giocare, cercando di centrare l'obiettivo della serie, sì, però torniamo a parlare degli obiettivi e di queste cose qui, delle mie solite frasi. Secondo me Allegri si è accorto che si stava sbottonando un po' troppo, quindi ha detto, beh, cerchiamo di... Ragazzi, questa è l'ennesima conferenza stampa in cui alcune cose le abbiamo già sentite, altre le modifichiamo a seconda del messaggio che vogliamo veicolare. Gioco delle parti, il suo lavoro fa parte anche di questo, però... Io sono molto stanco e credo che al termine di questa manchino 5 conferenze stampa per il campionato più una sesta, sperando una sesta per la Coppa Italia, perché mi piacerebbe vincere la Coppa Italia.
e poi speriamo di poter cambiare, perché la Juventus serve veramente una boccata d'aria. E come adesso, no, che ho registrato tutto chiuso per il silenzio e la luce, e però inizio ad aver bisogno di respirare, quindi adesso chiudo il video, apro la finestra, tiro una boccata d'aria. Noi ci vediamo anche oggi pomeriggio in live, dove faremo una Q&A, e credo questa sera anche con un contenuto sul derby di Milano. Devo capire le tempistiche della partita, però secondo me qualcosina lo diremo. A dopo, ai prossimi appuntamenti. Ciao ragazzi.